Prima di tutto siamo onorati, felicissimi di poter suonare questi meravigliosi strumenti, e il fatto di averli restaurati e di farli suonare è una cosa importantissima, perché questi strumenti sono di legno ovviamente, e il legno è uno strumento vivo, è un materiale vivo che ha bisogno di vibrare. Gli strumenti, soprattutto gli strumenti antichi, tenerli nelle teche o negli armadi è un delitto. Ad Arezzo il passato suona per il futuro. È stato infatti il Teatro Petrarca ad ospitare un singolare concerto d'archi antichi, un evento organizzato dal Lions Club Arezzo Chimera con la collaborazione della Fondazione Guido d'Arezzo di Camu e il patrocinio del Comune. Sul palco infatti i protagonisti sono stati strumenti musicali d'eccezione, la cui storia si lega a personaggi e vicende che hanno contribuito a far crescere la cultura musicale nella città di Arezzo, che sono stati affidati alla bravura di 5 musicisti straordinari. Questo dimostra come questa città produca cultura, e in questo caso cultura musicale, spontaneamente. È come i funghi, nascono da sé. Quando è il momento nascono, e qui è nato un bellissimo concerto. Il concerto è nato con l'obiettivo di festeggiare i 210 anni della Filarmonica Guido d'Arezzo, ma è stata anche l'occasione per raccogliere fondi utili a completare la digitalizzazione dell'archivio della stessa Filarmonica, pubblicarne alcune copie ed assegnare 2 borse di studio a studenti meritevoli che partecipino ad un corso di apprendista liutaio. Arezzo è stata davvero una città che ha fatto grande la musica, non solo per Guido Monaco. Io ho un sogno, mi dicono che negli armadi di questa città potrebbero esserci decine di strumenti tra il 1750 e il 1850. Il mio sogno sarebbe di poterli ritirare fuori e rifare un'orchestra con quegli strumenti.